contento. Ma cosa? La parte sopra del coso? La mangia? Come viene tagliata? Carne argentina. Assista. Infatti mi schiavo. Ieri ero elegante, oggi sono proprio in tuta, quindi scusate, ma è domenica per tutti. Ah, niente, grazie a tutti quelli che mi hanno seguito, grazie a te che mi hai chiamato, adesso stavo lì a tradimento, facevo finta di niente, invece mi hai fregato. Va bene, grazie. Succede così, senti, ma visto che ti ho fregato, ti ho beccato, devo dire che mi è stata fatta la spia, perché poi io dall'alto non vedo quasi niente con i fari, ma ti possiamo chiedere anche 2 minuti, ci intrattieni? Guarda, adesso ho la voce proprio finita perché ho dormito pochissimo, però prossimamente verrò volentierissimo, grazie. Bene, allora noi ti aspettiamo, sai che oltre questo c'è un altro weekend, a te non te lo devo dire che sei nato qui, lo sai benissimo, quindi ti aspettiamo su questo palco perché veramente ci fa tanto piacere. Va bene, grazie, buona serata e complimenti ancora, eh. Allora, ci vediamo qui fra 20 minuti circa con Giuseppe e Giorgio per una ricetta particolarissima che sarà sicuramente fatta, oltre che di ingredienti, d'amore e simpatia. Quindi ci vediamo fra una ventina di minuti perché è quasi tutto pronto. L'accompagnano con l'amore per la cucina. Oggi è con noi Giorgio Borghetti, che lo accompagnerà cucinando insieme a Giuseppe, perché in realtà sono due chef. Anche Giorgio nel tempo ha imparato a cucinare molto bene, vive questa passione, quindi noi vi invito a fargli un caloroso applauso perché è ancora in camerino, così vi costringiamo a uscire
e li aspettiamo qui sul palco, gli ingredienti ci sono, mancano solo loro, poi vediamo che ci combinano. Eccoci qua, non ci sono intimoriti, pensavo, non vi vedevo arrivare, pensavo che avevate avuto paura. No, siamo scappati. Stavamo mettendo a punto le ultime cose da preparare, perché io stavo insegnando a Giuseppe alcune cose. Mi stavi spiegando la ricetta, lo so. Allora io vi lascio il palco, ragazzi, mi metto giù perché devo imparare, io non sono un granché come cuoca, quindi aspettavo Giorgio che mi insegnasse la cena. Allora, buonasera a tutti, innanzitutto grazie per essere qui, questa meravigliosa cittadina. Siamo quasi rischiati di tornare alla neve, la scorsa settimana stavamo di spazio. Faremo insieme a Giuseppe un piatto tipico della stagione, cioè, abbiamo cercato di unire, sono troppo serio, faremo una cosa con un po' di tartufo, visto che la mostra è tartufo. E venendo io da Roma abbiamo cercato di metterci anche qualche cosa di romano. Faremo un bocconcino di tacchino alla carbonara con scaglie di tartufo. Un po' particolare, andrò anche a fare delle cipolle di Carnara caramellate e andremo a fare un piatto abbastanza semplice e ripetibile a casa. Quindi tranquilli, non sarà una cosa complicatissima, senza fare il solito primo, antipasto, bruschetto e cose varie. Mi ha scritto quello che abbiamo fatto, perché naturalmente io, sapete, posso fare l'attore? Ecco, se devo fare il fuoco, un ruolo ci vuole anche un copione. Qui 800 gradi. 800, dopo diamo la ricetta. La cosa importante è lucidatissimo. Allora, innanzitutto chiuderemo della pompa di tacchino che ho qua. Tacchino preso. Allora, colpa di tacchino, usiamo la pietra o il petto, quindi la coscia o il petto. Andiamo a ridurla in cubetti, poi cubettini. Sui cubetti sono, Allora, nel frattempo, se Giorgio prepara i cubetti, andremo anche a tagliare. Non mai vedi questa cosa? Sai che piace, perché gli faccio improvvisata, non mi giornisce, non voglio avere sprovvisto. Allora, tranquillo, ci sono solo 2 chili da tagliare, non ti preoccupare. Ok, allora, a questo punto facciamo il battuto. Il battuto lo facciamo dopo. Allora, a questo punto usiamo le nostre cipolle di Carnara e andiamo a caramellare, semplicissimi. Andremo con dell'olio, taglieremo le cipolle a julienne, li soffriggeremo, li sfumeremo con dell'aceto, non normale, ma un aceto di tutti i posti. Zucchero di canna e lasceremo cuocere piano piano finché avremo il nostro caramello. Io non vorrei essere pignolo, ma la julienne. Adesso mi ha detto julienne, come se fosse... Vale, chiedo a una signora che è molto seria. Oddio, che fai? Ma la cosa più semplice, ma questo è un piatto che io faccio solitamente tutti i giorni, la cosa caramellata. La cosa caramellata che ne portano anche. Vediamo chi va più veloce, dai Giorgio. Non mi servono, queste 10 dita mi servono ancora per qualche cosa. Allora, queste cipolle favolose di Carnara le andremo a soffriggere con un goccino di olio. Tagliate sottilissime. Guardate, il bocconcino, guarda, un pochino di sale e andiamo a soffriggere. Poi ti tocca il guanciale. Sempre devo tagliare io. Certo. Io sto facendo il lavoro del concerto. Ma non è vero, faccio delle cose interessanti. Cucini sono perfetti. Allora, li metto di qua e poi taglio un po' di guanciale. Fettine all'istarelle. Come ho detto Giuliana, all'istarelle, Allora. Così devo andare? Vai. Quanti centimetri? Ma parliamo di 1,8, 1,9.
Ha messo in difficoltà, Giorgio. Vado bene? Benissimo. Vai, all'installare, perfetto, rombo, un po' più strette. Perfetto. Pure più strette. Ma pure era... Beh, la proporzione è importante in cucina. Vado a sfumare. Aspettavo questo momento, la sfumata. La sfumata è una reazione. Questa è la sfumata. No. Ah, no. La sfumata mi piace tanto. Quando sfumano i cuochi... Oh, Dio, che cosa brutto. Gli chef. Chef, siamo tutti buoni oggi, come siamo diceva la mantia. Come dice? La mantia, diciamo. Chi è la mantia? Grande chef. Grande chef. Che si definisce cuoco e oste. Cuoco e oste. Mi piace l'oste. Perfetto, facciamo... Vedete, ho caramellato, lo tutto si scioglie con l'aceto, piano piano, abbassiamo il fuoco. Usiamo una banalissima carta forno. E andiamo a coprire le cipolle in questo modo. In questo modo si cuoceranno semi vapore e si appassiranno piano piano e si concentrerà nel mio zucchero. Se mi chiedi, eh? Perfetto, adesso possiamo entrare nel vivo. Adesso ti tocca panare, friggere, no scherzo. Pano, pane. Allora, a questo punto mettiamo sopra il nostro guanciale, lo rotoliamo un po'. Andiamo ad imparare leggermente un bottoncino, guarda, vino, aspetta, prendiamo, via, goccino d'olio, troppo guanciale, c'è una quantità d'olio, goccino, perché non ha bisogno, tanto si scioglierà il grasso del maiale, perché bilancia e non si brucia il maiale, comincia a bruciare il grasso del maiale. Sei messo troppo olio? Quindi la carbonara c'è la cliente, c'è la scritta per questo, troppo olio. Sulla carbonara dobbiamo rivedere alcuni passaggi, insomma. Non mi fare brutte figure. No. Aspetta, te lo portare, guarda. Ah, ma che carino, mi devi aspettare anche me. Vabbè, ti posso, io ti posso recitare una cosa adesso, perché io quello troppo ho fatto, eh? Guarda, fammi le domande a Giorgio, Giorgio aspetta le vostre domande. Posso rispondere? Vale, vale. No, anche di cucina, perché poi... Allora Giorgio, adesso non troviamo il guanciale, ne abbiamo un po'. Prendiamo un po' di farina, impanare i nostri bottoncini. Vedi? Vabbè. Un po' di farina, un po' che esageriamo. Il fatto è serissimo, è un po' imbarazzato perché c'è il papà che lo fa, no, se c'è il papà che lo fa, non c'è in difficoltà, a metà fatta questo? Sì, metà fatta. Allora, aspettiamo che si rotola poco a poco il guanciale. Un momento, questo lo dobbiamo fare, vai, vai, fai vedere la giardina. Giù, giù, bravissimo. Fatto ora il giubile, vedi, vai, vedi, qui si accade la pagina a flanco, potremmo accettare la pagina. Abbiamo la clacche, la portata. Io devo buttare questo guanciale qua giù. Vai, adesso tieni sulla farina, ok, butta dentro, perfetto. Adesso andiamo in cottura i bottoncini e li rotoliamo col guanciale. Non andiamo a rotolare tanto il guanciale, deve essere leggermente croccante ma non bruciato. Perché a me mi viene da risalarsi, io sarei già messo molto più olio. No, noi facciamo una cucina sana, Giorgio. Grazie, grazie. Sana. Molto leggero. Qua passa, no, dico. Ma il fuoco senza panza secondo te è vero? È qualcosa che riesci a mangiare da uno secco così? No, sinceramente no. Potresti non far panuccia? Ecco, quello è quello. Però io pure sono sulla strada giusta. No, non lo devi dire! No, meno male che le bimbi ci sono i tutti. C'è tutti come sto pure? Sì, vai, leva la farina. Leva la farina. Sto stanchissimo. Poi che facciamo? Ti lascio i tuoi aiuti. Adesso facciamo il nostro battuto.
sono partito da Roma. Ma la testa è battuta, allora vado. Allora, intanto ti voglio vedere bene il tuo cucino. Intanto faccio vedere la cipolla come sta andando. Guardate che bel colorito che ha tirato fuori. Io la intenso, non posso piegare di più, ma si vede. Si vede, eccolo. Che si sono i suoni, che fa? Questo di più. E la piastra, tranquillo. Ho avuto un bip bip. Perfetto, comunque faccio domani faccio no, bella leggera. Non provo. Guarda che tranquillo, il tranquillo leggero. Non è male, per apprendere, guarda bene, guarda sta cipolletta qui. Sarà contento il nostro fornitore di Carrara, abbiamo sfruttato il suo prodotto in pieno. Perfetto, io guarda, infatti me la porto apposta, un uomo di cuore, un uomo da cuore, fatti tanti, un uomo, guarda, vado davanti, fatti tanti. Io quasi avrò un ristorante con voi. Ma quando prima di me, facciamo? Ci sono tanti dei colleghi che si dilettano in questa cosa. Perfetto, continuiamo leggermente, partiamo. Lascialo giù e cuore. Intanto andiamo a fare questo benedetto battuto, finalmente, Giorgio. Battuta è la cosa che mi dà più soddisfazione di tutto. Allora, questo piatto è stato pensato perché io non sono romano, sono adottivo romano, lui è romano. Però abbiamo cercato di creare un po' per la mossa del tartufo, un po' come ha spiegato Giorgio prima, la mia romanità, quindi abbiamo introdotto questa specie di carbonara rivisitata con delle scagliette di tartufo. Allora, a questo punto, per alleggerire il piatto, andiamo tutto in cottura, quindi il guanciale ce l'abbiamo, il tacchino o il pollo se volete potete anche cambiare. A questo punto andiamo a fare un battuto, e qua vi volevo... E qua volevo abbiamo a disposizione? Abbiamo solo due uova. Quindi se sbaglio poi devi beccare solo la prima. Allora, potete fare un rosso dal bianco, per favore. A lei. Il tuorlo dall'albume. Il rosso dal bianco. Allora, allora sì. Il rosso dal bianco. Ci siete, sbaglio per oh, tu non, che riprendi? Ma che stai appicciando? Ma quindi sono tu, sicuro? Guarda un po'. Guarda cosa fa. Vai. Guarda che fa. Guarda che lo abbiamo salvato. Guarda che lo pensa che sto fatto. Vieni qua. Vedi questa cosa. Aspetta. Allora. Ok. Poi? A questo punto. Vieni qua. No. Ah, quelle cose determinanti che mi attraggono. No, qui guarda. Che stiamo mettendo? Del parmigiano. Mettiamo poco di olio. Poco che sarebbe? Un goccino. Un goccino. Nemmeno un cucchino, guarda. Quanto basta? Ok. Una carta di... La noce di burro. La noce di burro si fa. La noce di burro. Quindi questo è... Una cartellina di pepe, una carta sotto. Vai. Questo è un omaggio di Cristiano. Perfetto, bene, no? Ok, perfetto. Quindi a questo punto andiamo a mettere una scaglietta di tartufo. Questo è questo? No, tartufo. Tartufo nero. Ok, controlliamo le nostre. Tutto con la ci vuole tempo, ci vuole.
qualcuno ha detto che c'è il fisico, no. Perfetto. Fermati. Abbiamo battuto. Abbiamo calato per qua, a questo punto. Calato non solo per parte. Non tagliato. Mettiamo qua un pizzichino di sale alla fine, lasciamo cuocere qualche minuto. Ho detto troppe cose insieme. Allora, lasciamo. Siamo pronti. Le nostre cipolle sono caramellate, le facciamo vedere, belle morbide, e adesso tra un paio di minuti andremo a finire il nostro piatto. Intanto se vuoi fare qualche domanda, volete fare qualche domanda a Giorgio? Posso rispondere di qualunque cosa? Non è un esame? Nella morte più di mangiare? Voi lo tutti, noi abbiamo fatto tre porzioni al massimo. No, scherzo, dopo dobbiamo, dopo che tocca tagliare altri 6 kg di pollo. Abbiamo anche 6 kg di tacchino, un tacchino di quelli proprio del Thanksgiving. Ok. Cucinerete fino alle 8 stasera, perché questi signori si fermano tutti a cena. Allora possiamo, siamo pronti a qualunque venienza. Non c'è problema. Un giorno siamo ormai a pieno. Siamo con la notizia, siamo uscito tipo con il Renato. E poi il padrone. Esatto. Tacchino tac, tacchino tac, cipolla di rivelato tac, battuto tac, caputo, questo qui è tutto, però ci dobbiamo fare. No, adesso va tutto, allora, guardate il peso questa entremessa che qua con la cucina. Ma cucina usato, perché cucina usato? E il guanciale deve prendere rossa. Guardate il guanciale come è croccante e morbido nello stesso tempo. Ok, croccante in morbido sembra quasi però una croccante all'esterno e morbido all'interno. E il guanciale croccante, sapevo questa cosa, l'ho fatta dire per darti un certo tono, no? Certo. Non mi sopporta, come già detto, non mi sopportato già. No, non è vero. Ma come oggi? Non è vero, non lo dire. Vabbè, allora, andiamo a finire di caramellare la nostra cipolla. Cosa sta piatto di caramellare questa cipolla? Ecco lo zucchero. Ah, ecco. Sta cristallizzando. Lo zucchero che si vista lui, è una cosa che sempre affascinante. Lasciamo un po' morbida. Allora, a questo punto andiamo a riprendere il nostro calore. Ah, non eccessivo perché... Senti, seppur dalla birra al mio figlio, ho quasi preso proprio tutto. Quasi tutto. Perché forse no, sai, continuano a mettere birra su birra, a un certo punto se la appiccicata tutta, perché? Perché praticamente è il mio zucchero. Cioè che l'ho messa troppo presto? Abbiamo un eccola qua, posso dire la fatta io, è stato mi dà molta soddisfazione questo ragazzo, guarda deve vedere con me, se voglio vedere un palcoscenico io farò il pieno e lottare che venendo qua un'oretta. A gennaio. Bene, ti veniamo a vedere. Camerino, è pure in alto. Può essere in alto, no. A Camerino però. A Camerino ci veniamo. L'amore di Lorenzo sta facendo una promozione. Ma che vuoi? Vabbè, vabbè. Io lavoro. Ma tu lavori? Io non lo so. Io pure, sì, signore. Sai, Giorgio, tutti gli umbri che vanno all'università poi a un certo punto zoppicano la giurisprudenza arrivano a Camerino. Quindi per noi è la Camerino. Camerino è esatto. Che bello questo piatto, ma adesso ti faccio tutta la decorazione della vita. No, complicato, no, per favore. Senti che devi fare gli spaghetti una volta che te la facciamo quando ti riportano su sti piatti tutti belli, no? Che vanno in su. Io facevo delle cose, ma no, la fatica? No, le cose così sì. Anche l'occhio con la tua parte. Sì, esatto. Piatto, e ti parte lo schizzo, capito? Che tu dici, no, sbagliato tutto. Vai in alto, sì? Ma sempre in alto. No, io infatti no, andavo in laterale perché... No,
ecco, vedi, mi riprende sempre in alto. Ho fatto. Però una cosa che mi piace, ma una cosa sul letto di rucola l'ho passata, sul letto. Sul letto di rucola. Sul letto, queste cose della settanta. E roba che se qui ti parte un coso qui, un tarino, ti va a sporcare il piatto, hai visto come fanno i chef? Ti guardano così tutti arrabbiati. Adesso non lo posso dire perché qui ci stanno riprendendo. Ma sono arrabbiatissimo. Adesso si dice anche pasticcere, quindi non c'è la pasticcere. Poi guarda so, no. Ma lì hanno sbagliato loro, un profitterolo, la palletta mi darà un po' storta. Non scherzo, oh, ma che succede? Che stava a mangiare, no? Allora, dai, qua, vedi? Ma poi sai. Guarda cosa si casca lì. Okay. Questo è il momento più difficile. Eccola, ho sporcato il piatto. Va, va. Ok? Vada. Oh. Perfetto. Piatto enorme. No, non è no, finito. No, 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 no. Finito. Ecco. Piatto enorme. Va, va, va. Un po' di noce moscata. Mettiamo le nostre belle ciabatte dentro. Io, ma dentro devo mettere. E non devi sporcare, capito? Non devi sporcare. Si fanno tutte le cose caramellate. Deve essere chirurgica, capisci? Sì. Un'operazione delicata. Sto studiando sempre che riesco. Giorgio, non mi sporcare il vasetto. E la caramellatura qui, come si chiama? Ti allappa, capito? Ti appiccica. E quindi tu stai riprendendo, tu mi stai proprio simpatico. Colpiato sul collo. Deve essere pomeriggio tranquillo, perché ci è stata una tortura, no? L'ho scelto anche io il piatto, dalla grande natura, piaceva a te. Oh, quando mi dici per me? Tutta? Tutta, diciamo, detto, non è brutto, mi ha detto così, vuoto. Va bene. Calma, vedi, lo sapevo. Lo sapevo, l'ultimo, sull'ultimo gioco. Mannaggia. Meno male, va? Meno male, ci andiamo. Non è facile, poi questa cosa qui, ma giapponese, come fanno a mangiare? No, è quello che fanno tutti i giornali, sì, guarda. Oh. Ok, a questo punto, per gentile concezione, andiamo a fare le nostre decorazioni. Queste le faccio io, va? Le decorazioni le fa lui perché? Le faccio io. Bene. Andiamo a mettere dei fichi canditi. Dei fichi canditi, che sembra quasi una poesia di Ungaretti. I fichi canditi. Oh, questa capiola, bella, bravissima. Eccoci qua. Eccoci. Adesso? Adesso, io tocco particolare. La noce moscata. Un pepe del Madagascar. La noce moscata, la patatina fuori di stazione. Questo è un pepe verde del Madagascar vanigliato. Vanigliato. Si vede il vanigliato. Sì. Ti lascio a te. Che no, ma io sono l'onore. Dico di assaggiare? No, assaggiare. Si è aperta. Aspetta che un pezzo del mio dito non è il massimo. Bene. Vai adesso. Dai, perfetto. Va. Guarda qua. Sei pronto per fare lo chef? Sono pronto per fare lo chef. Il nostro piatto l'abbiamo fatto. Questa cosa qui vi piace moltissimo. Ah, guardate se vi piace. Non si vede niente. Adesso vai con i tavoli. Passo io per i tavoli. Occhio al vasetto, eh. Guarda, guarda. Questa è. L'ha fatto Giorgio, mi raccomando, eh. Io pensavo che ti arrivava la pasta. No, non ti fa la pasta.
queste sono delle cipolle caramellate. Bravi, bravi. Questo lo mette anche, eh? Ma spero perché sta la mano. Perché per un attore l'applauso è stato come per dire per fornare il pane, capite? Bravo, è stato molto bravo, hai seguito i miei tutti. Adesso mi ho fatto cadere anche la cipolletta. Beh, mi raccomando, abbiamo prodotti buoni, mi è piaciuto il nostro piatto, è abbastanza semplice. C'era un signore che diceva, ma io però può complicare. Ma visto il battuto con il allora, fa anche lo chef a domicilio, se le serve tutto, eh? Io faccio lo chef a domicilio, cucina lei, io mangio. E tu tutte e due, però, io mi porto lui, se facciamo così, mi porto lui, signora, cucina e mangiamo lui, va bene? Va bene, allora è aggiudicato. Allora, adesso, per chiudere il nostro piatto... È arrivato il momento della poesia. La poesia la lascio a te, perché io... No, scherzo. Il piatto abbiamo cercato di usare i vostri prodotti, ho cercato di usare tutti i vostri prodotti, tranne il tacchino che non era di qua, non so di dove era. Allora, vi faccio un riassunto della ricetta. Servono, allora, per quattro persone vedo la ricetta, ve la ricordate o vi dico gli ingredienti così? Vabbè, ve li dico così, più o meno fate 200 g di polpa di tacchino, potete usare il petto o la coscia, io vi consiglio la coscia perché il petto... Però prima hai detto pesa. La pesa mi serve sempre. No, perché io non ho sentito, mica questo pesce è... Giusto. Potete usare tutte e due, però la coscia, se avete un po' di pazienza, levare gli ossicini e tutti i nervi, è molto più saporita. Più saporita. A questo punto prendete a cubetti, tagliate il tacchino, potete anche usare il pollo, però il tacchino è un pochino più, dà un tocco in più. Lo infarinate leggermente, non deve essere proprio da pittura, leggermente infarinato. Guanciale, che quindi qua chiamate la barbata, giusto? Pancetta, no, usate la pancetta a pezzo, non so, barbattera, vero? Barbossa, come la mia, barbossa. Perché io ho la moglie di Poligno, quindi ogni tanto qualcosa mi entra. Potete usare quella, va benissimo. La tagliate a listarelle, la mettete con un goccio d'olio, la rosolate. Intanto infarinate il tacchino. Scaricate un po' di farina e lo mettete a rosolare, ok? Sfumate con un bicchiere di vino bianco, possibilmente non troppo acido, quindi cioè? Un profumato, un sauvignon, un tramino, che non sia troppo... Il tramino non è troppo aromatico, però troppo profumato. Però è meglio, perché perde, ci rimane l'aromatico ma non ci rimane l'acidità, che hanno altri vini. Perfetto, quindi un vino nero è troppo acido? Beh sì. Troppo alto. Questa era preparata, questa cosa era nei testi che mi ha dato e questa domanda era abbastanza semplice. Abbassate il fuoco e mandate in cottura. Se vedete che si asciuga troppo, aggiungete un goccino di vino o di acqua o di brodo. Se no diventano come le coscette di pollo. Se no diventano come le coscette. Come le sue coscette di pollo, non lo asciugate troppo. A parte, finita la cottura del tacchino in padella, a parte vi fate un battuto che gli piace tanto a Giorgio, chiamate lui, un battito, separate il tuorlo dall'albume, andiamo a battere il tuorlo con un po' di pane di grana, non pecorino perché sennò verrebbe troppo salato, una grattatina di pepe e andiamo a mettere qualche scaglietta di tartufo. Teniamo a cottura ultimata, restringiamo tutto il nostro tacchino, andiamo a mettere l'uovo e questo risultato qua, che è una specie di carbonara, se la vedete, col cuore, quindi non viene tantissimo pesante. A cottura ultimate andate con le scaglie di tartufo. Per la nostra cipolla caramellata, io in questo caso ho usato quelle di Cannara, ce l'avete a disposizione, che sono buonissime e ci mettono pochissimo a cuocere. Avete visto che 10 minuti e si cuoce. Padellina, goccino d'olio, appassite la cipolla, la fate appassire. Zucchero, io ho usato lo zucchero di canna, per questo è venuto così scura,
potete usare lo zucchero bianco, non fa niente, però rischiate di bruciarlo. Quindi se usate lo zucchero di canna è meglio. Sfumate con l'aceto, io in questo caso. La mela di mele è molto più aromatico e molto più particolare. Mettete un foglio di carta forno, un pezzettino, abbassate e lasciatele stringere. Occhio, guardate quando si comincia a caramellizzare perché sennò si attacca e si brucia. Vedete che la cipolla pingando un pochettino, perché vi sembra liquida, però quando la spegnete poi lo zucchero si raffredda e si ristringe. Mettete in un vasetto o a fiamme. I fichi canditi, gentilmente li ho presi di là e li ho rubati perché ho visto. E andate a finire il vostro piatto, abbastanza semplice, ho cercato comunque di non distruggere tutti i sapori e cercare di rimanere in un secondo abbastanza gradevole da rifare a casa. Io uso quelle rosse perché quelle piante sono un po' più da forno, quelle rosse sono un po' più cromatiche e hanno un sapore che spicca un po' di più rispetto alle piante. Quindi si potrebbero utilizzare anche quelle di Tropea? Quelle di Tropea non le ho dette perché qua. Ma ho capito, io magari uno sta. No, guarda come ti guardano, guarda come ti guardano. Scusa, eh. Io cannava, sto parlando. Sto parlando. Adesso le ho parlato. Fai a tipo la Tropea. Io sono di là, quindi lo so benissimo. Quindi ho tradito anche la mia testa. Adesso tu però? No, io non ho qualcosa. Mi dispiace, lascia Giorgio, ti decanta qualcosa. Io decanta il vino. Io decanto il vino, bravo. Ah. No, grazie per essere stati qua con noi. È stata. Spero che vi sia piaciuta questa ricetta che abbiamo pensato con Giorgio. Giorgio mi ha aiutato. No, l'abbiamo pensata insieme, noi facciamo allora, delle riunioni la sera a casa sua, io e lui l'abbiamo pensata ma l'ho messa in atto io, facciamo così, esatto, quello che no, però anche Giorgio, dai, è stato bravissimo, cucinato tantissimo. Vi dico che con Giorgio facciamo già altri show cooking di questo tipo e ci divertiamo tantissimo, inventiamo dei piatti, non è facile perché comunque dove andiamo, in questo caso siamo qua col tartufo, quindi dobbiamo rendere principe il tartufo. Però ci inventiamo altri piatti, chiaramente la mano... Una volta degli spaghetti, avevamo fatto una spaghetti, una carbonara di scampi. Carbonara di scampi. Sì, perché a me piace la carbonara, piace il tuo. Però per me questi spaghetti... No, ma così fai... L'ho spiegato come fare il mulinello. L'ho fatto il mulinello. Con questo, l'ho detto, l'ho spiegato. Anche il purè, a me mi è venuto sempre il purè. Non importa perché... Però sta migliorando, devo dire che dalle rime... Ci metto molto impegno, quantomeno Giorgio, ma a casa cucini? Eh? A casa cucini? Un'altra domanda? No. La scatoletta di tonno, dicevo. No. Scherzo, siamo... Io apro mozzarella e prosciutto, le apro in modo meraviglioso. Però non è vero, mi impegno. Quantomeno, avendo un figlio piccolo, qualche cosa le do... Provi. Però piace mangiare, Giorgio. Cuciniamo insieme, ci divertiamo, sopravvivo. Sei bravo. Va bene, allora ringraziamoli tantissimo con un applauso perché oltre al nostro studio ci hanno fatto veramente uno speciale. Grazie a voi, se avete domande siamo qua. E speriamo di avervi di nuovo con noi, vi aspettiamo prossimamente, è stato un onore avervi, so che non è facile riuscire a prendere Giorgio, fra i mille impegni è stato... Tra gli incassi della mia esistenza, però... Regattato. Però sono stato molto, molto bene e... Devo dire, una manifestazione organizzata benissimo, cioè, con tante cose, tanti stand variegati, c'è l'Argentina, il Messico, tutto. Un applauso a Cristiana che grazie, ha organizzato tutto questa cosa. Veramente. Abbiamo portato in mezzo di quel mondo, nel nostro mondo. In mezzo al mondo e facciamo poi la promessa di venire magari da queste parti un'altra volta. Riesco a incastrarti di nuovo, ma tra i vari incastri riesco a farti dire anche una poesia, a farti fare 5 minuti d'attore. Ciao. No, perché c'è qualcuno che mi ha suggerito che sei bravissimo da quando eri piccolino a dire le poesie. Ma no, io ho uno spione qui. C'è un po' di rumore, però mi è venuta in mente venendo qua una brevissima poesia che fa parte di un libro che si intitola Il battito nelle corde. È una poesia che parla di un paese. Qui siamo in un piccolo centro e meno male fa così. Voglio vivere in un paese povero,
ricco solo di calore umano, tra case antiche e mura screpolate, con gente che parla solo anche alle strade. Voglio parlare culturale, sentire del raccolto come è andato. Voglio vivere in quel paese povero, voglio essere ricco come loro. Voglio una casa antica e screpolata. Grazie, grazie Giorgio veramente. Grazie, grazie a voi. Per la tua disponibilità, so che è stato anche complicato incastrare questo pomeriggio con noi, però grazie tantissimo, grazie a Giuseppe che lo incastreremo di nuovo invece, perché Giuseppe sarà con noi anche la prossima settimana, perché avendo una moglie locale qui in Polignate è più facile incastrarlo, perché sai, io lo prendo per la parte debole, per la moglie, per la parte che è la una donna fortissima, non è debole, sta come prenderlo, quindi lo incastro. Va bene, tante grazie, buon rientro. Grazie a voi, buona continuazione. Buon Natale, siamo vicini al Natale, buon Natale. Thank you.
di biologia di Molager? Caro, guarda, guarda. Guardo, guardo. Spettacolo sta pronto. Magica. La prova magica. Dai, che non caro, appena sfornati, Calde, calde. Le classiche napoletane. Pezzettino. Grazie.